Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati a tutti in una nuova puntata del Nico Caputo Show. Nico Caputo qua dallo studio di Napoli e Stefano Monteforte dallo studio della Sicilia. Un applauso. Vuoi sapere, Nicola, subito, all'immediato, per favore? Sì, no, aspetta. Una settimana almeno. Wendy, c'è Wendy nello studio di Napoli? Bye bye. Eccola qua, Wendy. Bye bye. Eccola qua, Wendy. Bye bye. Ah, eccola, ciao cara. Bye bye. Sì, bye bye. Ciao, come stai? Bye bye. Bye bye, dice solo basta. Io ho capito, dico, ma non vai avanti, Nicola, non ti ha insegnato qualche parola? No, in più, no, magari, no, per ora solo questo. Per, e poi... per dialogare, tu vai solo sul bye bye e basta. Bye bye, sì, sì, sì. Allora, comunque, iniziamo questa puntata e andiamo avanti perché qua il tempo scorre. E volevo... Hai iniziato adesso, dai, Nicola, via. Sì, sì, dobbiamo comunque andare avanti, Stefano, perché il tempo ci corre dietro praticamente. Siamo noi che dobbiamo correre più veloce perché altrimenti il tempo ci prende e ci mangia. Oh, Madonna mia. È che stiamo perseguitando dal tempo. Sì. Allora, e come primo brano vorrei mettere un pezzo musicale del carissimo amico Fabio Varrone, DJ di Radio Free Station, ragazzo eclettico che insomma fa un po' di tutto, oltre a fare il DJ, lo speaker, fa le imitazioni di tutte le voci, scrive libri, insomma si dà un po' da fare. Allora, come no, Fabio, sì, ho avuto modo di sentire qualche cosa sua, qualche sua trasmissione, e già lo abbiamo trasmesso una volta al Nico Caputo Show, per cui favoriamo i nostri stessi colleghi, perché noi siamo anche eclettici e siamo anche, come dire, per fare famiglia e fare rete. Si dice così oggi, Nicola, no? Certo, rete, certo. Facciamo la rete, la rete dei pescatori che vanno a pescare. Bravo, Nicola. Ok. Benissimo. Cosa ci propone? Allora, questa sera, allora, propongo questo pezzo. Trasmissione. Sì, propongo questo pezzo che si intitola On the Sea. Sul mare sarebbe On the Sea. Sul mare. On the Sea. Ok, buon ascolto a tutti. Che non ha a che fare con gli artisti di scoglio, vero? No, 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 è un'altra cosa. Allora, buon ascolto. Buon ascolto. Vabbè, il legame lo sveleremo. Lo sveleremo dopo, dai. Di Fabio di Free Radio Station. Buon ascolto. We'll be right back.
ragazzi. Eccoci qua, siamo ritornati in diretta su Radio Free Station con Nico Caputo Show, e a questo punto abbiamo una sorpresa. Stasera abbiamo Teresa Amato. Teresa, ci sei? Sì, ci sono, ciao Nico. Ciao Teresa, e benvenuta su Radio Free Station, nel Nico Caputo Show, e siamo qui per annunciare un po' il tuo disco, insomma questo tuo singolo che da poco che è uscito, vero? Sì, da poco. Sì. Sai come si intitola? Dici un poco, facci sapere un po' tu, dai. Si intitola Ritornata a respirare. Ritornata a respirare. Perfetto. Allora, Teresa, c'è stato così dire un momentaccio in cui non si respirava più, era talmente forte l'angoscia che non si riusciva a respirare, e invece questo titolo in qualche modo ci fa sperare che si può ritornare a respirare. Ci puoi dire, Teresa, quali sono le cantanti a cui ti ispiri in genere quando canti le tue canzoni? Sì, mi piace tanto Mina Giorgia, Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion e tante altre. Ne ho parecchie le cantanti preferite. Houston, hai detto, no? Ma mi ispiro solo ad una soltanto, diciamo. Mi piacciono canzoni anche molto difficili da interpretare, tipo Listen e via dicendo. Sì, capisco. In genere, il tuo genere preferito qual è, come dire, nell'ambito, ormai nell'offerta così grossa del panorama musicale? Il pop, il leggero, il metal, musica leggera. La musica leggera in Italia non viene mai tradita, no Teresa? Bene, io direi che un attimo facciamo ascoltare qualcosa di tuo e poi semmai ci riparliamo un po' dopo all'interno del Nico Caputo Show, e perciò Teresa Amato ascolterei Ritornata a respirare. E che annunciamo che il testo e la musica sono di Ciro Imperato. Ciro Imperato. Ok, sì, benissimo. Giusto. Allora, buon ascolto a tutti e Teresa Amato, Ritornata a respirare.
Eccoci qua, ritornati in diretta. Bravissima, un applauso per Teresa, dai. Che brava Teresa. Il caloroso pubblico di Napoli per Teresa Amato si fa sempre sentire, e gli stiamo facendo, come dire, una promozione particolare, perché Teresa da Puglia ha una voce da far sentire ad un pubblico, e questo pubblico ben per noi diventa sempre più ampio, e per i nostri artisti del Nico Caputo Show, che come ricordiamo a tutti i radioascoltatori è un talent scout show, promuove i giovani, non più giovani, della musica italiana. Diciamo, Nicola, non abbiamo limiti di età, dai, partiamo da qualsiasi età. Ecco, dai. Bravo Nicola, ci senza sono limiti di età. Esatto. Ecco. E una volta mi ci devi mettere, Gigliola Cinquetti, non ho più l'età. Vabbè, poi ve la metterò, dai, o la facciamo cantare magari a qualcuno, qualche cantante del gruppo di nostro, insomma, del Nico Caputo Show. Ecco, ma siccome abbiamo ancora Teresa, sei ancora linea, qui Teresa, ci Nicola, sei Teresa? Poni anche tu qualche domanda alla Teresa. E come domanda, insomma, come mai, quando ti è venuta questa passione per il canto, Teresa? Diciamo che questa passione per il canto c'era da ragazza e non è stato possibile coltivarla per una serie di motivi, e sto cercando di realizzare qualcosa adesso. Giusto, non è mai troppo tardi, dai Teresa. Io sono nel cassetto più da quando ero ragazza. Certo, i sogni del cassetto poi prima o poi si devono far uscire, altrimenti rimangono lì. Giustamente. Bravo Nicola, bravo. Bene. È proprio così, la penso esattamente come, esatto, Nicola. Esatto. I sogni nel cassetto prima o poi vanno fatti uscire. Questi cassetti si e non è prima. Mai troppo tardi. Certo. E allora se son fiori fioriranno, come si suol dire, no? Teresa. No, Teresa, dici se vai in un palco, in una qualche esibizione pubblica, se ci sei mai stato oppure ancora no? Mi sono esibita durante le esibizioni. Sì, hai fatto delle esibizioni, ho cantato delle canzoni, sia italiane che straniere, ho avuto già qualche esperienza. Ecco, e come ti sei sentita quando sei salita sul palco? E magari ecco, avere davanti a te l'emozione la tanta, però poi è bellissima, no, Teresa, quelle molto cantare più forte di te se te la fa passare, diciamo, ti fa passare tutto. Certo. Quindi questo è, diciamo che poi inizi a cantare e inizi a vedere la gente che magari ti ascolta e gli fa piacere ascoltare la tua voce, la tua musica. Certo. Domanda mia: supponiamo che tu fossi già una cantante di successo, lo diamo per scontato, per un attimo, per favore, cosa consiglieresti alle ragazze o ragazzi che vogliono emergere nel mondo musicale? Che consiglierei, siano un sogno di fare di tutto per realizzarlo, di non mollare mai davanti agli ostacoli che ci sono, che si presentano sicuramente, e niente, andare avanti sempre, non mollare mai. Teresa sicuramente è una dei nostri, non c'è dubbio, Nicola. Sicuramente, sì. C'è bisogno di molta forza, ovviamente. Alla verve, alla presenza. Sì, molto è la risposta. Sì. Io, per interposta persona, voglio ringraziare il nostro amico Ciro Imperato, che un po' ci ha consigliato, sì, Teresa. E dopo lo chiamiamo, dopo pure a Ciro. Certo, lo dobbiamo chiamare poi. Sì. Gli diciamo e gli confermiamo.
Va bene, Teresa, ti do Dici qualcosa liberamente, perché purtroppo liberamente. noi abbiamo anche Sì, altre cose dobbiamo nelle. lasciarti, quindi. Dici un'ultima cosa che vuoi dire, insomma, che vuoi far sapere ai radioascoltatori di questa radio meravigliosa di Radio Free Station, che è una radio sentita in tutto il mondo. E, insomma. Veramente non la conoscevo, è stato piacere a parlarmene e devo dire che è stata una bella sorpresa, diciamo, una bella novità, non la conoscevo, mi è piaciuto, ho sentito alcune interviste e sono rimasta soddisfatta. Ok, allora fai un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che, insomma, per Radio Free Station. Allora, saluti tutti, insomma. Il saluto di Saluta Teresa è solo un ok. Comunque, io sono Ok, Stefano saluta a tutti Monteforte, Nicola allora. Caputo e Nicola Caputo. Teresa Amato e Teresa Amato. È Stefano Comunque, Monteforte, è Stefano Monteforte. la richiameremo. Sicuramente, magari sì, ti Adesso richiameremo era alla sicuramente. sua prima intervista Sì, in radio e perciò non sono possiamo abituata. Non è comprendere il suo abituata, giustamente. sentimento, il suo modo di esprimersi. Ha una bella voce. Poiché noi diciamo che abbiamo tempo, Nicola, abbiamo tempo noi, no? Eh sì, c'è sempre tempo. Abbiamo tempo, no? Vabbè. No, non siamo un po' stretti, però abbiamo tempo, abbiamo Un'ora di tempo. tempo, insomma, sì. Però quest'ora praticamente quando si sta bene si passa velocemente. Ok, allora Teresa, noi ti ringraziamo Grazie a voi, di essere stata con grazie noi molto a e voi. ci risentiremo sicuramente presto e ti salutiamo e ti facciamo tanti auguri per questo tuo disco. Ok? Ciao Teresa, Grazie Teresa, ancora auguri. a tutti. Ciao, ciao. Grazie. Non dimenticare di cantare, ok? Credo che non No, dimenticherà. non No, dimentico, no. Sicuro. Brava, Ciao benissimo. Teresa, ciao, a Un presto. Ciao, abbraccio, Teresa, ciao. e in bocca al Grazie, lupo per tutte le tue cose, qualunque sia la tua vita. Ciao. grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora, a questo punto, Stefano, abbiamo un pezzo che voglio mettere praticamente di Marcello Fattorini. Come E che si intitola A un passo dall'amore. Buon ascolto a tutti. Fai, no, come fai a dire?
Ecco qua, allora era Marcello Fattorini, bellissima canzone. Diciamo che Marcello Fattorini è un cantante che insomma negli anni 60 è andato molto forte insieme a Rita Pavone. E sì, con Pavone, Pavone, Pavone. Rita Pavone. con scusa la correzione, Nicola. Sì, sì, ed è praticamente stava con la RCA. E poi sì. Ha fatto vari vinili in quel tempo e andava molto forte. Poi a un certo punto ha avuto dei problemi con le case discografiche, perché poi passò alla Ricordi, che c'era Teddy Reni, e praticamente quindi Teddy Renis, e quindi praticamente ha avuto dei problemi tra case discografiche, quindi praticamente gli hanno spezzate le gambe, non l'hanno fatto andare più avanti. E adesso, dopo tanto tempo, ha iniziato insomma a proporre le sue opere, le sue canzoni. Bravissimo Marcello Fattorini, un applauso per Marcello, dai. Ok. Allora, a questo punto vorrei andare avanti e vorrei proporre un altro cantautore napoletano che prossimamente avremo qui in studio, che ci farà qualcosa, ci farà ascoltare qualcosa live. È molto bravo, abbiamo fatto un'intervista qualche settimana fa, e lui è Andrea Sena, e ci ascoltiamo Lasciarsi andare. Ok, buon ascolto. Sì, a tutti. Sì, sì. Vuoi dire qualcosa, Stefano? Lasciarsi andare, perché è la libertà lasciarsi andare. Eh sì, se non c'è la libertà di lasciarsi andare ogni tanto. Allora, ascoltiamo Andrea Sena, Lasciarsi andare. Buon ascolto. C'è qualcosa nell'aria che mi lega le mani. Pensare al domani per non farsi vedere, per non farsi trovare, lasciarsi andare, poi ricominciare, non trascinare le tue solite parole verso un fiume senza I'm
qua un applauso per Andrea Sena, anche molto bravo cantautore napoletano. E a questo punto abbiamo al telefono Ciro Imperato. Ci sei, Ciro? Ciao ragazzi. Abbiamo contatti con l'Inghilterra. Sì, Nicola. Ciro Imperato che si trova in Inghilterra. Ciao Ciro, come stai? Sì, ciao ragazzi, tutto bene. Mi sto prendendo gusto ormai. No, veramente, Nicola, ma mi fa una sorpresa meravigliosa. Ciro Imperato dall'Inghilterra. Sì. Ma ancora dobbiamo scoprire in quale città. E Ciro Imperato, adesso ce la fai, è una bella domanda. Facciamo così, facciamo tipo un... a indovinello, un ogni quiz. Puntata che sarò ospite do un ci darai un indizio. Ok. grandioso, sì. Sì, l'indovinello ci piace perché lascia il senso del mistero. Dell'attesa, ecco, del mistero. Certo, è bello anche la cosa misteriosa, dobbiamo scoprire. Benissimo. Allora, diciamo per tutti i radioascoltatori che Ciro Imperato è praticamente a nord di Londra. Nord di Londra, che altro posso dire oggi come indovinello? Che sta nelle basse Midlands, ecco. Nella basse Midland, ok. Quindi riferimento geografico, ho dato un riferimento geografico preciso. Certo. Un altro riferimento geografico, Ciro, per favore. E il clima com'è in questo momento? Lì? Il clima, stranamente, ha fatto 2 giorni di sole, ma oggi ha ripreso il clima classico inglese con le nuvole. Con le nuvole. Quindi io 2 giorni sono stato preoccupatissimo che ho visto il sole. Infatti qua sta facendo un caldo anche qui, è ritornato questo anticiclone che l'hanno chiamato Polifemo praticamente. Fa caldo veramente qui, sia dalla Sicilia da Stefano che qui a Napoli. Sì, infatti, immagino. Sì. Ma diciamo la cosa più importante, che tu sei qui, che ti abbiamo chiamato perché hai lanciato un nuovo singolo, no? Sì, è uscito il mio secondo singolo ufficiale, dal titolo di Un Passo dai Sogni, che è una canzone un po' sullo stile cantautorale italiano, una canzone d'amore che comunque fa sempre bene ascoltare una canzone d'amore, ecco. Certo, perché no? Anzi, la maggior parte delle canzoni, diciamo il 90%, sono state fatte perché proprio viene l'ispirazione nei momenti in cui uno è innamorato, oppure magari oppure perde l'amore. Sono delle storie che uno racconta, ecco, magari unisce più storie, per non fare troppe canzoni, le mette tutte, le concentra tutte in un unico brano. Diciamo che le emozioni vengono proprio quando ci sono le vere emozioni della vita. E muovere, andare verso. E siccome le muovere, l'emozione, andare verso, Ciro Imperato praticamente questa sera ci farà ascoltare Ad un passo dai sogni, cioè vicino a quell'altro mondo che noi ci apprestiamo ogni notte, ogni sera, o ogni pennichella aggiungerei. Cioè, in quel mondo diverso da quello che è la realtà, sarebbe il mondo ideale, diciamo così. Il mondo ideale, o il mondo di Morfeo, perché in quel mondo non dobbiamo ricordare soltanto i sogni belli di castelli e di principesse e di ricchezze, ma certe volte ci stanno i mostri e ci stanno le intemperie e ci stanno le cose non belle. Sì, ecco, diciamo il sogno come la vita, è fatto tutte le esperienze, ci sono esperienze belle, esperienze brutte, certo, che a volte si contrastano, a volte si fanno svegliare rilassato, come se hai vissuto per davvero, ecco. Sì. Bene, allora io direi di ascoltarci questa bellissima canzone che si intitola Un passo dei sogni, testo e musica di Ciro Imperato, no? Sì, la musica l'ho fatta in collaborazione con Marco Nappo, allora, che mi ha dato un po' una mano sullo sviluppo armonico. Allora, quindi la diciamo musica, Marco ti ha dato una mano. Marco Nappi e Ciro Nappo.
Nappo, Marco Nappo e Ciro Imperato come musica e testo di Ciro Imperato. Allora ce l'ascoltiamo nel frattempo, poi magari la discutiamo. Allora, buon ascolto a tutti. A un passo dai sogni, Ciro Imperato. Bravo Ciro! Grazie. Complimenti Ciro. Stefano, bravo, dai Grazie. Ciro. Ciro. Ciro Imparato è praticamente un ragazzo che si vuole fare influenzare dichiaratamente dalla Britpop, perciò dalla cultura britannica. E in questa permanenza sua nella Gran Bretagna gli vogliamo chiedere quali cose ha imparato fino adesso, cosa sta, come dire, succhiando da quel midollo della vita della Gran Bretagna, per poi dare al mondo, all'Europa. Bella domanda. Allora, in pratica io adesso con questa mia esperienza inglese sto cercando di assimilare un po' la cultura inglese, ecco, un modo diverso di vedere proprio la vita. Io fondamentalmente mi considero un viaggiatore, mi piace viaggiare, mi piace scoprire più culture. Per qualche anno sono stato anche in Romania,
che ho vissuto anche un'esperienza rumena, e quest'anno ho deciso, comunque con anche col supporto della mia famiglia, di provare un'esperienza inglese per il semplice fatto che la cultura musicale inglese è molto 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 vasta, riesce a coprire tante fasce di mercato, tanti ascolti diversi in un unico brano, è un po' un bel miscuglio musicale. E poi un'altra idea che mi ha fatto optare per l'Inghilterra è comunque per perfezionare la lingua inglese. Io comunque già sto componendo in inglese, però il mio vocabolario è molto limitato, ho qualche problema di pronuncia che comunque voglio risolvere frequentando direttamente il college, che comunque facendo dei corsi di inglese riconosciuti da un college inglese il perfezionamento sarà esponenziale, ecco. Certo, sicuramente. Certo, è una cosa importante che tu possa possedere la lingua inglese, che è praticamente una lingua conosciuta nel mondo. Diciamo che è la lingua internazionale. È molto musicale la lingua inglese. Anche. Sì. Ecco, con la composizione in lingua italiana ci sono un po' dei paletti, diciamo così, che magari si riescono a risolvere con un vocabolario un po' inusuale, diciamo così. Però la lingua inglese, qualunque parola usa, è molto musicale, perché contiene tante troncature, tante parole che possono fare una rima fonetica, ecco, non una rima come la intendiamo in Italia, ma una rima fonetica che riesce ad aprire porte compositive impensabili. Sì, l'ultima volta che sono stato a Londra c'era il tema dell'inglese di testa e l'inglese di pancia. What's for me, what the world, what do you? E di testa. Oh, what animal, someone much, and cliffies and a pub. E perciò l'inglese di pancia. Allora, in questa contraddizione, oppure in questi opposti che abbiamo nella testa e nella pancia, e noi, come dire, in Sicilia, ma direi anche noi a Napoli, Nicola, per favore lasciami sicuramente dai questa cosa. Grazie Nicola. Il cuore c'è, ciò che batte dentro di noi, che batte il ritmo, è una musica che ancora non sappiamo, una musica che ancora dobbiamo inventare, che ancora dobbiamo, come dire, scrivere, che dobbiamo ancora, alla quale ancora dobbiamo associare delle parole. Chiro, sì, ecco, dici... questo può essere un ottimo spunto per un prossimo brano, ragazzi. Certo, perché no? Come diciamo, no? Diciamo che noi siamo qui, guarda, si prendono siamo poco. Vivi, siamo vivi, certo che siamo vivi, siamo... nel senso che abbiamo buone orecchie per ascoltare nuove canzoni e nuove produzioni, no Nicola? Certo, siamo qui proprio per questo, perché ci divertiamo proprio ad ascoltare delle nuove produzioni, degli artisti emergenti, perché poi magari quando ascolti le canzoni dei VIP, diciamo, dei cantanti affermati, insomma, very important person, sì. VIP significa very important, esatto, person. Sono palesi, sono normali, sono scontati, perché comunque li ascolti da tutte le parti. Invece quando ascolti una trasmissione un po' più particolare è più... ti stimola molto di più, perché magari ascolti di cose nuove, ascolti qualcosa di diverso, e quindi... poi ragazzi, sapete, ci sono talmente tanti artisti emergenti e sconosciuti che secondo me con la giusta dose di pubblicità potrebbero cavalcare senza problemi tranquillamente, diciamo così. Anche perché la musica moderna ormai non si basa più non viene più basata sulla qualità, qualità compositiva, qualità del brano, ma molto spesso si premia un personaggio. Se uno riesce a creare un personaggio di successo, anche se non ha niente da dire, comunque ha i suoi ascoltatori. Quindi a me piace tanto collaborare con delle voci nuove, proprio per cercare di riuscire a estrapolare, diciamo, il potenziale da ogni persona.
e poi per un altro semplice motivo, perché con ogni collaborazione si cresce, ogni singola collaborazione ti permette di crescere professionalmente e umanamente, che è quello diciamo, l'obiettivo della vita. L'obiettivo della vita è continuare a crescere costantemente. E fare esperienze, insomma, facendo varie esperienze, esatto, sì. Si cresce, sì. Certo. E aggiungerei che quello di esprimere il potenziale, e perciò il talento, ciò che è nascosto, è stato nascosto, è il nostro scopo di tirarlo fuori, di fare un coming out, come si dice, di ciò che sono i talenti nascosti e seppelliti dall'infanzia, dalle vicissitudini. Sì. Qui si entra molto sul filosofico, c'era la corrente letterale dell'agnosticismo. Lascia che finisca. Il Nico Caputo Show si propone come questo contenitore, come dire, di accoglienza dei talenti seppelliti allora, ma anche dei talenti nascenti che non hanno modo di essere, come dire, visibili nel mondo più noto. E noi ci siamo, no Nicola? Ci siamo. Certo, siamo qui, e ci siamo reali, siamo viventi e facciamo questo lavoro proprio. Siamo anche a Ciro. Abbiamo la passione. Ho imparato l'ultima parola perché lui la richiede, si sente che la richiede. Sì. E passiamo ad altro. Sì, ci salutiamo perché ovviamente il tempo stringe, la trasmissione dura un'ora e quindi Ciro, la trasmissione dovrebbe durare giornate intere, che infatti, uno magari si fa belle chiacchierate. Infatti. Comunque è stata una bella chiacchierata, ti ringraziamo Ciro e faccio un solito saluto a tutti gli radioascoltatori di Radio Free Station. E ci ascolteremo presto con il tuo nuovo singolo che è stata. Stavo pensando di sorprendervi, ecco, volevo provare a sviluppare in una settimana il tema di cui parlavamo, che avevo detto che era una bella idea di scrivere un brano. Certo, in una settimana non riusciremo a fare un arrangiamento, magari proverò a presentarvi, ecco, una bozza di un brano voce e chitarra su quell'argomento, così mi dite anche voi che ne pensate. Perché no? Allora siamo qui e ti aspetteremo, ok Ciro? Ok, perfetto, allora ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Free Station e ringrazio voi per l'invito. Grazie a te. Adesso mi tocca chiudere questa telefonata e iniziare a comporre, che c'è una settimana di tempo. Grazie a te, intanto c'è cascato pure Stefano, cerchiamo di ripescare. Rialzatelo. Ti salutiamo intanto e ti auguriamo tante belle cose. Eccolo Stefano. Stefano, ci sei? Sì, ecco. Ok. Ciro, centrati su di te, sui tuoi bisogni creativi. Noi siamo qui, magari non sarà la prossima settimana, ma siamo presenti. Ci provo perché mi piacciono le sfide, mi piacciono tante le sfide, quindi è una cosa che ci voglio provare, ecco. Va bene, allora, dai, siamo qua. Io ti invito a provarti e poi quando sei pronto ci sentiamo e ci ascoltiamo con le tue produzioni. Ok, con le tue performance, magari anche chitarre e voce. Allora, di nuovo ti salutiamo, Ciro, ti ringraziamo. E grazie a voi, presto di ascoltarci. Ciao Ciro, alla grazie prossima. Di tutto. Ciao. Grazie, ciao. Ciao ciao. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone di Angela De Gregorio, La tranquillità. Buon ascolto a tutti. Oh, ecco. Svegliarsi presto la mattina. Dormire 2, 3 o 4 ore. Cose che non vuoi fare, di tutto per piacere, avere ritmi affannosi e più motivi di tensione, come un PC sempre in funzione in questa era digitale. La tranquillità.
sempre soddisfatti. Tra tante mille alternative, tra tante mille opportunità, non so quale sia la migliore in questa epoca rischiosa. La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità. Cosa voglio io? Cosa mi serve e poter rimanere ferma lì? Pensare un attimo, solo un secondo. Brava, brava, brava Angelo De Gregorio. E brava Angelo De Gregorio, brava Angelo De Gregorio. La tranquillità dove sta? Questa è la domanda che oppone la De Gregorio. La tranquillità può stare anche in un pesco in fiore. In un pesco in fiore. Ascoltatela, Radio Ascoltatore di Radio Station, Radio Free Station. Ascoltatela, un pesco in fiore. Testa e musica di Nico Caputo. Allora, buon ascolto. Sim.
Troppo gentili. E a questo punto, che diciamo siamo quasi alla fine del programma, volevo proporvi una canzone di Stefano Monteforte, testa e musica di Stefano Monteforte, in inglese, e si intitola You Walk Like an Angel. Buon ascolto a tutti. Like an Angel. Stefano, grazie Nicola. Sì, a questo punto dobbiamo lasciarvi, dobbiamo salutarvi, e ci dispiace che non abbiamo potuto inserire tanti altri artisti, tipo come Antonio Cianci, Antonio Micera, Arturo Fazio il pizzaiolo, John C. Franci Rose, Scettimo Scarella, Ciro Spanò, Claudio Corona, e Gennaro Raimo, Giuseppe Frank, e Giuseppe Savarese, Giuseppe Savarese Willy International, Giuseppe Cibriglio, Marcello Abbo, Fattorino l'abbiamo messo, Mario Nastri, Michela e DJ Mosca, e ancora non abbiamo messo Pier Macchie, Stefano Linares che dicevi tu, e appunto quindi ci auguriamo che la prossima volta magari riusciremo ad inserirli. Vi salutiamo tutti, ciao a tutti. Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte della Sicilia, un augurio circolare a tutti gli amici di Radio Free Station, e vi faremo ascoltare gli autori che riusciremo a scoprire. Okay. Un bacio, un abbraccio.
siate felici, la cosa importante è essere felici. Essere felici. Ciao ciao a tutti, alla prossima, al prossimo Nico Caputo Show. Bye bye, ciao ciao.